Dopo praticamente aver passato tutto il mese di luglio a parlarvi della nuovo Giga Pancake Delis, sono scomparsa. Mi trovo attualmente in vacanza, sono in villeggiatura in Toscana e però vi avevo promesso di condividere con voi questa ricetta che ho filmato negli ultimi giorni a Milano, quindi le riprese sono di Milano, ma io sono qui adesso che ve la racconto. Praticamente si tratta di un giga pancake, che è una torta monoporzione, secondo le mie dosi, che io mangio tutta a colazione, fatta con pochi e semplici ingredienti, tutti naturali. Trovate la ricetta completa nell'info box e nel mio sito con il link ai vari prodotti che ho utilizzato. Comunque io utilizzo un mix di farine, partendo dalla farina di cocco, che non è cocco rapé, è una farina di cocco palpabile. La trovate al supermercato, sto cercando di farla entrare dentro la gamma di MyProtein. Anzi, se la volete, commentate qui sotto cocco, così che io possa dimostrare a MyProtein che è qualcosa che noi tutti vogliamo. E per me è la base di ogni pancake dolce, in quanto ha un'ottima consistenza, assorbe i liquidi e dà quel gusto di cocco al composto, anche perché gli altri due ingredienti di farine sono un mix di farine di quelle che avete in dispensa. Potete utilizzare la farina 000, io personalmente utilizzo la farina di quinoa e la farina di grano saraceno o la farina di avena, dipende da quella che ho. A questo mix di farine aggiungo del cacao in polvere, è polvere di cacao amaro che trovate nel reparto dolci del supermercato ed è quello che darà il gusto di cioccolato al composto. Aggiungo della purea di frutta. La purea di frutta è quello che va un pochino a dolcificare il tutto, perché è concentrata. Solitamente utilizzo la frutta, fresca e la frullo insieme allo yogurt, facendo una specie di yogurt alla frutta. Però in questo frangente non avevo il pezzo di frutta adatto, insomma, non ho avuto la possibilità. Ho utilizzato i fruttini già pronti di mela e albicocca o mela e pesca. Potete veramente utilizzare quello che volete, quello che avete a disposizione. Potete benissimo anche utilizzare uno yogurt alla frutta. Per me la soluzione migliore e anche migliore per l'ambiente è quello di utilizzare la frutta fresca frullata allo yogurt bianco. Aggiungo poi la parte dei liquidi partendo da albume. Solitamente io facevo tutto albume, yogurt e frutta. Invece recentemente ho cambiato un pochino l'impasto e sto facendo parte albume, parte latte di soia, perché secondo me toglie un pochino quel gusto di uovo. Sto cercando di trovare un sostituto valido all'albume per rendere tutta la ricetta vegana. Sono a conoscenza dell'acquafaba, sto provando il flax egg fatto con i semi di lino in polvere tritati e un po' d'acqua. Insomma, sto testando diverse cose, fatemi sapere secondo voi qual è il più valido sostituto all'albume. Quindi albume, latte, io utilizzo quello vegetale di soia perché mi piace di più, ma mi piace anche quello di mandorla, ad esempio, ma voi potete utilizzare benissimo del latte vaccino. Io da quando ho cambiato e ho incominciato a bere latte vegetale non riesco più a tornare indietro perché il latte vaccino mi sa troppo di vacca e quindi non riesco più a berlo. E infine aggiungo l'idrolitina. All'inizio utilizzavo il bicarbonato mischiato con una goccina di limone o aceto per farlo reagire, ma sentivo troppo salato il tutto, quindi preferisco l'idrolitina, che è essenzialmente una polverina che serve per fare le bevande gassate. Infatti la trovate al supermercato nel reparto dell'acqua. E è comodissima, ne uso mezza bustina per volta per pancake e mescolo il tutto, la faccio reagire con il liquido già presente nel composto. Quando fate pancake, state attenti che io vi do le mie dosi, vi do quello che utilizzo, però a volte, magari dipendentemente dalla farina che utilizzate, soprattutto perché io utilizzo delle farine tipo quella di grano saraceno che assorbe tantissimi liquidi,
la consistenza che io magari posso avere può essere diversa dalla vostra. Quindi guardate un pochino, cercate di aggiustare, aggiungete un po' più di liquido, solitamente basta anche soltanto aggiungere dell'acqua, oppure se vedete che le prime volte vi viene troppo liquido, aggiungete un po' di farina, insomma. State attenti, guardatelo, non fidatevi solamente delle dosi che vi do. Aggiungo i semi di chia, che a volte mi chiedete, ma sono essenziali? Secondo me sì, perché vanno a assorbire i liquidi nel composto e si espandono, rendono il pancake molto più soffice. Ho provato a farlo senza i semi di chia, ho sentito un pochino la differenza, non è trascendentale, però secondo me c'è. Poi lo metto sul fuoco. Prima di metterlo sul fuoco, passaggio molto importante, lo sbatto su un canovaccio, insomma, faccio in modo che tutto il composto si sedimenti bene dentro il padellino. Padellino. Potete comprare il padellino che volete, quello che vi consiglio è quello che vi metto nell'info box, quello che vi consiglio da anni, io l'ho comprato su Amazon, ne ho comprati 4 praticamente perché ce li ho in tutte le case in cui vado, così non me lo devo portare in giro, ed è un padellino della Lagostina di 14 cm. Non vi arriva col coperchio, ma sicuramente avrete un coperchietto piccolo da metterci sopra, perché deve cuocere almeno un quarto d'ora a fuoco bassissimo con il coperchio. Dopo 15 minuti controllatelo, andate col ditino sopra, se è tutto sodo sopra, allora è pronto per essere girato. Se utilizzate il padellino che vi ho consigliato, a meno che non abbiate avuto tanta sfortuna per beccare il padellino sfortunato, il pancake sguscerà da solo perfettamente. Ho notato, perché qui ho i fornelli a induzione, che questo padellino è per i fornelli a gas. Per i fornelli a induzione è un casino, infatti qui ho provato a fare 2 giga pancake, mi sono venuti un po' una schifezza, sono riuscita a recuperarli, però questo è un padellino per il gas, quindi se non avete un fornello a gas non so consigliarvi il padellino più adatto, però questo funziona comunque, io li sto facendo. Comunque dopo 15 minuti lo girate, vi aiutate con un piatto, lo mettete su un piatto e poi lo spostate e lo rimettete dentro il pentolino. Facendo questo movimento rischierete di bruciarvi le dita perché scotta, quindi soffiateci un attimo, e rischiate anche che nel momento del passaggio il pancake crolli e si rompa se non è bello cotto e sodo dentro, che è normale, va bene, quindi cercate di fare con molta attenzione, lanciatelo un pochino, incrociate le dita, tutto. Rimesso poi dentro il pentolino, lasciate sempre a fiamma bassa con coperchio altri 5 minuti e poi basta, il pancake è pronto. Mettete su un piatto il Scottex perché assorbe i liquidi, lo rigirate e basta, lasciatelo lì riposare tutta la notte. Esatto, perché tutti questi passaggi io li faccio la sera prima, quindi è anche una colazione molto molto pratica per chi la mattina è di corsa, perché se la ritrova già pronta e la mangi in davvero 10 minuti, cioè a stare larghi, a stare lunghi. Magari quando lo sguscerete e lo lascerete lì, lo troverete un po' morbido, tranquilli, tranquilli, si deve asciugare, si deve raffreddare. Io lo lascio fuori dal frigo, d'inverno sicuramente, d'estate, a meno che in casa davvero non fanno 40 gradi, spero per voi di no, lo metto in frigo, però io lo tengo sempre fuori dal frigo, insomma sono questione di 8 ore, non va male. A volte mi chiedete se potete congelarlo, non l'ho mai fatto, o forse sì una volta. Provate ragazzi, cioè nel dubbio provate, e poi scongelatelo e prima ripassatelo un po' nel microonde, vi consiglio eccetera. Comunque, base del pancake pronta, la mattina dopo con questo pancake al cioccolato lo taglio a metà e lo farcisco con ciò che desidero. Diciamo che se a questo togliamo la polvere di cacao è un giga pancake normale, come quelli che vi ho già condiviso tutti questi anni, ma con l'aggiunta del cacao ho scoperto che se ci metto dentro una farcitura di yogurt, il gusto è quello del pancake delice. Io adesso vi faccio vedere che sto mettendo una farcitura fatta con frutta fresca, una pesca, tutta maciullata con la forchetta e miscolata allo yogurt. Questo perché è estate,
sono in modalità pesca, perché una pesca gialla, quella pelosina, bella, matura, sugosa, mischiata allo yogurt. Spettacolo, cioè veramente sto amando. Quest'estate sono in modalità pesca yogurt, quindi l'ho buttata dentro, quindi diciamo che ha un po' perso il gusto del pancake delis, però se ci fate soltanto una farcitura di yogurt, pancake, cioè il gusto è quello. Poi vabbè, non è la stessa cosa ovviamente della merendina, ma voi sapete che a me piace rivisitare queste ricette, infatti avevo già rivisitato, scoprendo per caso, il pancake brioche. Brioche. In realtà si dice brioche, se non lo sapevate, ma vabbè, dettagli. Poi il tocco di classe, il tocco di grazia, è la salsina al cacao che faccio mescolando cacao amaro e acqua. Se la trovate troppo amara, provate a farla con il latte, viene molto più dolce perché vabbè, il latte è un pochino dolce, altrimenti se è ancora troppo amara, aggiungete del dolcificante, non lo so, del miele, dello zucchero, eccetera, e la versate sopra il pancake. So che può sembrare una cosa molto laboriosa, però vi giuro che man mano che ci prendete la mano, poi vi verrà molto molto facile. Io davvero ci impiego ad assemblare il tutto prima di buttarlo nel padellino, forse 3 minuti, e poi vabbè, 15-20 minuti di cottura e poi la mattina è già pronto, quindi decido la farcitura e si mangia. Basta. Finalmente sono riuscita a filmare questa spiegazione. Spero che vi sia stata utile. Spero che proverete a fare questa ricetta. Fatemi sapere cosa ne pensate, i cambiamenti che gli fate, perché ovviamente questa è una cosa che piace a me, ma magari voi preferite altre combinazioni di gusto, aggiungere qualcosa, togliere qualcos'altro, quindi sbizzarritevi. Questo è un mio consiglio di base, poi su questo costruite, che è un pochino quello che ho fatto io. Ho preso tante informazioni da tanti e ho creato questa mia ricetta to go, perché ormai è consolidata ed è super pratica per quando la mattina voglio fare una colazione veloce o comunque voglio di qualcosa di addentare qualcosa, insomma. Basta. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! No, non stavo filmando, raga. Eccolo! Che spettacolo! Alla vostra.